domenica 7 agosto 2011, ore 21.03, sta giungendo nella sua casa, nella chiesa del Condoleo, il quadro della Madonna, appunto, del Condoleo, che della quale oggi terminano i festeggiamenti. Festeggiamenti che quest'anno si è deciso, sia meglio, il parroco Don Antonio Buccarelli e il comitato pastorale, insomma, hanno deciso di effettuare solo in modo religioso, quindi con le processioni, la novena, le messe, e di fatto di non religioso, un po' di civile, ma sarebbe stato assurdo eliminare anche quello. È rimasta, come sentite, solo la banda musicale, non c'è illuminazione per il paese, non ci saranno e non ci sono stati nei giorni passati, all'uscita del quadro venerdì, fuochi d'artificio, ma soltanto appunto la banda musicale che ha accompagnato il quadro della Vergine del Condoleo in questi giorni di festa, di processione, di culto mariano. La gente non è tantissima, ma un po' c'è, che sta accompagnando il quadro in quest'ultimo tratto di via Nazionale. Siamo a poche decine di metri dal santuario del Condoleo. Poco fa parlavamo con alcuni componenti, diciamo, del comitato feste, e ci dicevano che fino a oggi, fino a prima di questa processione, sono stati raccolti qualcosa come 4.800 euro di offerte, insomma un po' pochino rispetto a quanto è stato fatto in passato, anche perché in passato c'erano le manifestazioni civili, per le quali poi logicamente c'era una spesa. Invece quest'anno l'unica spesa sarà la banda musicale, quindi resteranno, diciamo, dei soldi in cassa che saranno utilizzati, quindi mi spiegavano, per la sistemazione, insomma, di alcune cose della chiesa del Condoleo, di un altare in legno. Onestamente su questo non sono molto informato, quindi ecco il quadro. La luminosità non è il massimo, no. In questo momento no. Sicuramente ci saranno delle critiche su questo sistema di festa. Sarebbe stato bello anche ripetere l'esperienza dell'anno scorso, ma c'è qualcuno che poi ha detto che la chiesa ci ha rimesso, e quindi va bene così, forse. Onestamente non mi trovo d'accordo. La festa si è sentita davvero poco, bastava anche una piccola illuminazione, quattro fuochi d'artificio per dare un colore diverso a questa tradizione che ormai si rinnova da decenni, se non da secoli, da anni, che fa parte delle tradizioni della comunità scandalese, che con dato di fatto, almeno finora, con la scomparsa di Don Renato Cosentini, stanno andando man mano scomparendo. Si vede in lontananza la chiesa. Ecco, mi sono sbagliato, visto che due non le avevo viste, due illuminazioni sono state montate sulla chiesa, meglio di niente, insomma. Quindi tra poco la Madonna ritornerà al suo posto, il quadro della Madonna, nella chiesa del Condoleo.